di essere stata sottovalutata. Ma perché, cioè, tu hai detto l'Italia mi ha sottovalutata, dimenticate di me, ho iniziato a lavorare all'estero, l'Italia mi ha abbandonata. Ma questo da una parte mi fa anche piacere, perché c'è tutto il resto del mondo che mi apprezza. Al momento giusto non ci sono stati i mezzi discografici a supportarmi nel momento della vittoria, per cui i dischi non c'erano, tante cose che mancavano, e quindi mi vietavano di cantare in inglese. Invece ho visto che fuori dall'Italia è tutto un altro discorso, e quindi io sono contenta. Ci sei rimasta male, però? Beh, delusa dall'andamento, che sarebbe potuto essere diverso, però ho rimosso tante cose, ho rimosso persone sbagliate, e quindi sono molto tranquilla adesso, molto, molto. Persone sbagliate, tipo chi hai rimosso? Beh, le persone che dovevano fare delle cose e che invece non l'hanno fatte, a livello tipo? Tecnico. Nomi e cognomi. No. Dai, no, togliti alcuni... qualche sassolino dalle scarpe, no, non ci sono più, Tiziana. Per cui pace l'anima loro, per cui non è il caso, non ci sono, per cui quelli che hanno sbagliato magari nel tempo hanno lasciato, sono scomparsi, io ho rimosso, non ho nessun astio nei loro confronti, però io adesso mi riprendo tante rivincite e va bene così. Senti, durante il venerdì sera tale quale Giorgio Panariello ha fatto una battuta poco felice sul seno di Anastasia, che tu stavi interpretando. Ma non era sul seno di Anastasia, sul mio. Sul tuo. Sì, mi ha chiesto, ma sono tue? Ho detto, beh, io le protesi nel trucco le metto solo in faccia, tutto il resto è mio, quindi non si riferiva ad Anastasia. Però tu eri vestita come lei, da Anastasia. Esatto, e esatto. Sappiamo che Anastasia ha fatto una lunga lotta per il tumore al seno, per vincere, esatto, esattamente il suo tumore al seno. Allora partono, sì, così le polemiche. Sentite, parte tutto da questo video che adesso state guardando. Ma le poppe sono tue o no, sono figlie? No! Per saperlo! Il trucco è solo in faccia! Perfetto. Il trucco solo in faccia! Ecco. Allora, secondo me ci sei anche fisicamente, perché anche lei è messa bene. Ma l'ho chiesto per quello, perché Anastasia ha le coppe grosse. Va bene! Presa piena! Ecco. A quel punto in tutti i sei, l'ha proprio presa piena! Benissimo, va bene! Dopo una marea di critiche sui social, perché è stato criticato Panariello, sì, sentite, ha chiesto scusa, che cosa ha pubblicato su Instagram, sì, e sono arrivate le sue scuse. Sono qua per chiedere umilmente scusa per una battutaccia che mi è scappata ieri sera durante il programma Tale e Quale Show, riferendomi a Tiziana Rivale, che aveva interpretato Anastasia, ho chiesto se il seno, le poppe, perché in Toscana si dice così, fossero realmente sue o se erano state applicate per assomigliare ancora di più ad Anastasia, dimenticandomi completamente che Anastasia era stata operata al seno. E questa è una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo. Ma sì, è stata una battuta magari infelice, ma lui non l'ha fatto apposta. Però tu lo sai che qualsiasi cosa viene detta in televisione, sì, soprattutto da un personaggio come Panariello, che comunque è un personaggio molto seguito, viene può, preso di mira, assolutamente. Può portare delle critiche, no? Sì, è successo, sì. Ma lui giustamente si è scusato, non intendeva offendere certo una ragazza così brava, bella, così forte, e quindi riferiva a me questa cosa. È stata una battutina, sì, ha chiesto scusa. Che si poteva risparmiare. Sì, vabbè. Però vabbè, bravo che ha chiesto scusa, bravo, sì, Panariello. Tiziana Rivale, un nome d'arte, ma in rete ci sono tanti siti e articoli che riportano il tuo vero nome e cognome. Ti stai battendo anche con denunce e azioni legali affinché i tuoi dati personali vengano rimossi. Esatto. Perché a Tiziana Rivale hanno clonato l'identità. Guardate. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai per me. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai risentendo.
Allora, Tiziana, che significa? Ti hanno clonato l'identità e ti stai proteggendo? Sì, io adesso mi batterò per far rimuovere i dati sensibili di tutti gli artisti in rete, e per cui mi faccio portavoce di questo. La privacy va... Cosa ti hanno fatto? Hanno, certo, un delinquente qualsiasi, una delinquente, ha clonato l'identità, ha preso i nomi, la data di nascita, ha fatto un documento falso e ha provato a fare delle cose. Tutto il resto non lo posso dire perché c'è un'inchiesta. Però, no, ecco, no, aspetta, ha provato a fare delle cose, cosa ha provato a... Non so, andare in banca e a... Cioè in banca, chiedere, nella tua banca, sì, e a chiedere sì. I soldi a nome tuo? Sì, ha provato, ma siccome io sono conosciuta non è avvenuto. Ma io mi metto nei panni di una persona invece di tutti i giorni che va in banca... Per cui hanno cercato di rubarti i soldi? Sì, e potrebbero... Poi, non so, carte di credito... No, tutto quello che era legato alla... Sì, ovviamente tutto ciò che è legato alla banca, ma fortunatamente non è avvenuto. Ma può succedere invece che delle persone comuni siano prese di mira e lì vanno avanti perché nessuno li avvisa che sta avvenendo un fatto così delinquenziale. Allora io mi batterò. Ma come hanno fatto, scusami Tiziana, si sono messi... a guardare i tuoi social, come hanno fatto a entrare? Basta andare in rete. Voglio dire, come facevano a sapere il nome della tua banca? Ci sono i modi, e non sto qui a dirli, altrimenti diamo modo a tutti di rifarlo. E allora io cercherò di portare avanti questo discorso per avere una legge che ci tuteli sulla rete, proprio perché siamo personaggi pubblici, non dobbiamo dare tutto in pasto a questi leoni da tastiera o delinquenti. Tolgano immediatamente dai giornali web pure, sono delle schede segnalettiche. Io i miei dati li do soltanto alla polizia, alle forze dell'ordine, che ringrazio e saluto, per cui non ad altri, non c'è bisogno, perché a livello professionale i miei dati, dove sono nata, perché sono nata, non servono. Ma è incredibile, infatti... Bruzzone, queste sono proprio le truffe online? Beh, qui siamo un po' oltre. Qui abbiamo un soggetto che ha approfittato della disponibilità di dati della signora Rivale, evidentemente purtroppo diffusi in maniera forse un po' troppo incauta, e ha cercato di approfittarne sul piano reale, addirittura appropriandosi del suo denaro, simulando anche di essere la signora Rivale. Quindi c'è un ulteriore reato che riguarda proprio la sostituzione di persona. Quindi insomma qui parliamo di un'inchiesta che si fa abbastanza seria, e la persona che verrà individuata insomma avrà un bel processo davanti da affrontare. Però qui non parlerei solo di minacce online, cioè purtroppo il contenitore online offre spunto a chi poi tenta invece di trasformare sul piano reale questo tipo di intenzioni criminali. Non solo virtualmente, esatto. Mamma mia. Ecco, quindi, allora, brava che fai questa battaglia. Sì, grazie Tiziana. Grazie a voi. Venerdì riprende Tale Quale, ci saranno altri VIP, altri nomi, perché è finita le puntate normali, adesso c'è gli speciali, diciamo, sì, chiamiamoli esatto. Così. Però tu sei stata bravissima. Grazie, no, l'ultima puntata non ero concentrata e è uscita la mia voce, per cui non sono contenta. Noi invece che esca la tua voce siamo molto contenti, guarda, perché... Grazie! Anzi, un ritornellino così... Di quale? Oh, my life, I'll be waiting for you to bring a fairy tale my way. Living in a fantasy without meaning, it's not okay, I don't feel safe. Uno dei tuoi grandi successi, invece... L'amore i sogni come va l'estate e se ne va, non finisce mai le sue giornate, l'amore va, poi domani torna già a volare nel tuo cuore. Fine. Tiziana Rivale, grazie. Tiziana, grazie. Grazie, bello, sei straordinaria.